Eccellenze, di nuovo aggiungo poche parole alla corposa relazione che ho presentato su questo progetto di legge che si addentra a diventare legge e che costituisce una normativa veramente importante per il nostro Paese, proprio perché va a normare quello che, come dicevamo e abbiamo detto, ribadito anche più volte, è il quarto potere, l'informazione, la capacità che essa ha appunto di informare e di attraverso il suo ruolo poter anche suscitare quello che è nel popolo un agire. Questo è un quarto potere importante anche perché, come dicevamo, crea un connubio anche proprio con l'aspetto politico e di quella che è la democrazia. Una buona informazione in un paese è vitale proprio per la sua democrazia e la sua partecipazione dei cittadini. Ci tengo a ribadire alcune cose che sono fondamentali, che questo progetto di legge assolutamente non vieta la libertà di espressione, di opinione e non mette il bavaglio a nessuno. Questo è fondamentale, lo voglio ribadire con una certa chiarezza perché è stata la preoccupazione dal primo momento che abbiamo esaminato la legge in commissione e coralmente abbiamo portato avanti tra maggioranza e opposizione, ovviamente con quelle che sono le dovute differenze di vedute su alcuni punti, ma è stato portato avanti proprio con questo punto fermo. Che non ci sia bavaglio, che non ci siano dei divieti a quella che è la libertà di espressione e di opinione. Chiaro però che devono essere applicati tutti quei doveri che chi vuole informare la popolazione deve ottemperare, soprattutto nel concetto più importante della lotta contro quella che è la disinformazione, di quello che è lo scorretto utilizzo dell'informazione che anche l'Europa stessa sta affrontando con una certa tenacia. Ci sono stati dibattiti importantissimi su questo tema, soprattutto la lotta alle fake news e alla disinformazione e a quelli che sono gli scorretti utilizzi dei mass media e dell'online, viene portato avanti con una certa tenacia proprio anche nei mesi scorsi in quelli che sono i dibattiti del Parlamento europeo e quindi di tutti i paesi che ci circondano. Non abbiamo fatto null'altro che applicare e modernizzare il testo con quelle che sono le leggi vigenti in tantissimi stati europei e alcuni che stanno parallelamente costituendo questi articoli che noi abbiamo inserito nella norma, articoli che vogliono creare una vera qualità dell'informazione e tutela degli organi di informazione. A questo è stato aggiunto anche diversi aspetti proprio per quello che è far armonizzare, far lavorare ulteriormente meglio sia l'autorità per l'informazione che la consulta dell'informazione che rappresenta proprio i giornalisti, e a questi è stata anche data maggior dignità cercando di aiutarli con un maggiore monumento perché la stampa sia sempre più libera e meno nelle maglie di qualche imprenditore o potentato. Ecco perché è fondamentale che i soldi pubblici aiutino proprio i nostri giornalisti riconosciuti in questo senso qui. Ecco, questo è fondamentale oggi più che mai in un paese che vuole continuare ad avere un'informazione libera, un'informazione autentica, un'informazione di qualità e assolutamente senza vietare che ognuno possa esprimere liberamente la sua opinione. Un altro aspetto fondamentale è stato con l'articolo 4 l'inserimento del diritto all'oblio. Questa è una novità, è fondamentale, sarà importante capire come applicarla anche all'online, che ha delle maglie molto complicate di inserimento perché è facile svincolarsi da questa normativa, ma è fondamentale il diritto di essere dimenticati. Questa è una cosa importantissima. Si chiudono annate di battaglie, di nomine, di situazioni di cui la gente ha e può avere il diritto dopo tanti anni a poter essere dimenticato. Questa è una cosa che abbiamo ritenuto fondamentale. Per quanto riguarda la sezione sulla RTV, per cui sulla radio televisione e le radiofrequenze, è chiaro che quel
apporto in più che è stato inserito nella norma può sembrare pesante, no? Perché va a definire tutta una serie di punti che vanno a determinare quale vorrebbe essere una sorta di, passatemi il termine, palinsesto della TV, ma non è altro che un indirizzo per cercare sostanzialmente di aiutare la TV di Stato anche in quella che è un'idea di promozione del nostro territorio, delle peculiarità sammarinesi del nostro territorio. A questo non vi è nessun obbligo, perché è stato inserito, e lo voglio ricordare solo per correttezza, un articolo che permette appunto qualsivoglia un intervento immediato e veloce del Congresso di Stato qualora vi siano delle distorsioni nella presentazione di queste iniziative o che possono creare una confusione a livello di rapporti con la RAI. Quindi ci si può intervenire immediatamente, ma è giusto che si possano dare anche delle idee, perché si parla di questo, attraverso una normativa, per dare quella voglia di sammarinesità alla nostra TV di Stato e appunto a tutti gli operatori che lavorano in quel settore lì. Perché ricordiamoci che la nostra TV di Stato è veramente fondamentale proprio per il nostro Paese, nella promozione del nostro Paese, nella corretta informazione del nostro Paese. E quindi ben venga anche queste linee che possono essere di aiuto allo sviluppo di ottime, sicuramente come già sono, trasmissioni che la nostra TV di Stato mette in campo. Quindi non aggiungo altro, questi sono i punti più salienti, ma voglio ribadirlo con forza. Nessuno ha messo un bavaglio a nessuno e questa norma alza il livello qualitativo della nostra informazione. Grazie Eccellenza. Grazie consigliere Bugli. Allora, Dolcini non c'è.